Prima di cedere la parola all'assessore Arru, che farà dare il suo saluto e successivamente un suo intervento, leggo la lettera che il presidente Pigliaru ha inviato a Salvatore Usala. Caro Salvatore, vi ringrazio molto per l'invito alla festa del disabile, ma purtroppo non mi sarà possibile partecipare. Vi sono però vicino con il cuore e apprezzo molto la manifestazione che per 3 giorni mette insieme istituzioni, associazioni, cittadini in un importante momento di confronto utilissimo per individuare problemi e migliorare gli strumenti a sostegno delle persone che vivono quotidianamente la disabilità. Ho apprezzato molto il contributo dato dalla vostra associazione alla riflessione sulle politiche sociali e in particolare a quelle rivolte alle disabilità più gravi. E credo veramente che la collaborazione e la discussione sia la strada giusta per migliorare gli strumenti di assistenza che la Regione mette a disposizione della disabilità. Strumenti eccezionali e innovativi che per la prima volta hanno previsto l'umanizzazione dell'assistenza e che ci impegniamo insieme a voi a rendere sempre più rispondenti alle esigenze delle persone disabili. Vi invio i miei auguri per il buon esito della manifestazione e nel frattempo colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti. Il presidente Francesco Pigliaru. Mi permetto di sottolineare che la comunicazione non è una cosa formale, ma è una cosa sentita di chi sta seguendo attentamente il problema. Cedo la parola all'assessore. Buonasera a tutti, grazie a Tore Usala, grazie al sindaco e all'assessore di Monserrato per l'invito. Io sono venuto con piacere, anche perché penso che in un momento come questo, di grossa difficoltà, di difficoltà economiche, bisogna dare dei messaggi. E dei messaggi che non sono solo materiali, ma sono messaggi di speranza, messaggi di motivazione. Io dico, veramente siamo in una grossa difficoltà, in una fase di grossa crisi che forse sia i malati e le loro famiglie percepiscono, di grossa difficoltà. Però questa difficoltà la possiamo superare se abbiamo una motivazione e rilanciamo l'idea di solidarietà. Solidarietà a chi sta meno bene di noi, solidarietà alle famiglie, e questo poi dovrà sicuramente essere tradotto in atti. Però sicuramente io penso che la parola d'ordine in questo momento sia non arretrare di fronte a punti fondamentali che hanno caratterizzato l'Italia, io dico la Sardegna, sia per il sistema sanitario, articolo 32 della Costituzione, ma sia soprattutto sul sociale. La Sardegna penso che possa vantarsi di essere una delle regioni che ha aperto una rete di solidarietà. L'altro giorno ho avuto una visita dei colleghi delle Marche che si interessano di cure intermedie, cioè si interessano di quelle strutture intermedie che stanno tra il territorio e l'ospedale e che faranno parte del progetto di sviluppo della nostra idea del sistema sanitario regionale, proprio per deospedalizzare, però allo stesso tempo, per quanto riguarda la parte della malattia, dare la possibilità di avere un sollievo prima che il soggetto possa raggiungere uno stato di autosufficienza. E i colleghi ci facevano i complimenti per il progetto Tornare a Casa. Ci hanno fatto i complimenti, hanno visitato la zona di Sassari e sono rimasti particolarmente colpiti, dice, per il tipo di assistenza domiciliare che si è riusciti a sviluppare. E quindi io penso che pur nelle difficoltà dobbiamo cercare di riflettere e discutere, quello che diceva il Presidente. Io penso che il Presidente sarebbe venuto molto volentieri se non, ripeto, le tantissime crisi che stiamo affrontando non avessero costretto a muoversi in un'altra sede di crisi. Per cui stiamo attenti.
ecco, qui mi interrompo giustamente per segnalare che una regione che ha un vanto, che era un modello, è un modello, viene considerato un modello per l'equilibrio finanziario e per il modello di concorrenza tra territorio e ospedale, dice, è venuto dalla Lombardia in Sardegna perché il tipo di proposta che si è offerto all'assistenza al disabile grave è una proposta interessante. Sicuramente dobbiamo fare una riflessione nel momento di crisi, anche perché per il principio di giustizia dobbiamo stare attenti fin quando ci sarà la crisi ad allocare correttamente e sentire i diversi bisogni, però senza ritornare assolutamente indietro su punti fondamentali di solidarietà e su un sistema di welfare in un momento di crisi come questa. Quindi io vi ringrazio per avermi invitato a questa festa del disabile, perché alla fine si può anche ragionare sorridendo, con uno spirito non pesante, per cercare di essere operativi e iniziare un percorso, non un corso. I corsi ce ne sono tanti, a noi ci interessa un percorso che porti a cambiamenti. E penso che la barriera strutturale che dobbiamo abbattere principalmente non siano i gradini dei marciapiedi, sia questa barriera, per cui ben venga l'educazione e avvicinare i bambini, l'attività che dobbiamo svolgere nelle famiglie, nella scuola, nelle istituzioni, tutti assieme. Per cui buona festa del disabile a tutti.